Guadagnare attraverso i sondaggi è uno di quei metodi che molto spesso viene proposto online, ma che la maggior parte delle volte non porta a grandi risultati, oppure non porta a nessun risultato, magari servono solo per acchialappare i nostri dati, informazioni anche importanti, però poi non monetizziamo da tutto questo. Ci ha pensato Google a dare la possibilità a molte persone di poter guadagnare attraverso dei sondaggi, e infatti nel video di oggi vi mostrerò appunto come monetizzare dai sondaggi di Google. Io sono Mirko Delfino, questa è la rubrica Un K Challenge, dove vi darò la possibilità di poter monetizzare in un mese, quindi di poter guadagnare in un mese 1000 euro. Vi porterò una serie di video che vi daranno appunto l'opportunità di poter monetizzare a 360 gradi, perché vi voglio dimostrare che online si può guadagnare e si può fare tutto questo in maniera sicura facendo determinate azioni. Infatti, nel video di oggi parleremo di Google Opinion Rewards, che ci darà appunto l'opportunità di poter guadagnare in maniera velocissima attraverso la compilazione di velocissimi sondaggi, ok? Semplicemente iscrivendoci e scaricando appunto questa applicazione. Ma vedremo questo metodo dopo la sigla. Ok, eccoci qui e capiamo esattamente i vari step da seguire. Step numero 1, dobbiamo installare l'applicazione, quindi ci basterà andare all'interno del nostro App Store, che sia iOS o Android, ok? Scaricare l'applicazione Google Opinion Rewards, ok? Una volta fatto questo, ci basterà installare l'applicazione, seguire tutta la procedura per poterci registrare. È fondamentale avere un account Google Pay per quanto riguarda Android, mentre per iOS noi potremo ricevere i nostri pagamenti attraverso PayPal, ok? Quindi comunque portiamo avanti un po' tutta la procedura. Se ci richiederà dei dati particolari, naturalmente dobbiamo andare ad inserirli, come anche i nostri profili pagamenti, eccetera, eccetera. Quindi seguiamo la procedura. Adesso non entro troppo nel dettaglio perché magari nel corso del tempo questo cambierà. Una volta fatto questo, ci ritroveremo all'interno dell'applicazione. Quindi, dopo l'impostazione iniziale, siamo all'interno dell'applicazione ed essenzialmente l'applicazione si presenterà in questo modo, come vedete adesso in sovrimpressione. La prima volta probabilmente Google ci chiederà di andare a compilare un sondaggio non pagato, ok? Vi faccio vedere mentre parlo magari alcune domande che mi sono state poste. Queste domande generalmente servono a capire e far comprendere a Google se possiate essere un profilo interessante oppure no per potervi inviare dei sondaggi. Vi faranno delle domande del tipo quali tra questi paesi è un continente, vi farà una domanda finale per capire se siete stati attenti oppure no, quindi cercherà di capire se state essenzialmente rispondendo bene a questo sondaggio o lo fate solo per monetizzare, perché il senso di questa applicazione non è il fatto di farvi guadagnare. Sì, ok, lo fanno naturalmente incentivandovi in questo modo, però il senso è appunto che loro vogliono creare questi sondaggi per avere delle informazioni che poi possono sfruttare ai fini del marketing, ok? Perché avendo determinate informazioni, poi Google, le grandi colossi, queste informazioni su un numero gigantesco di persone le possono utilizzare come statistiche dal punto di vista del marketing e in generale naturalmente per ricerche che stanno facendo. Quindi naturalmente a loro interessa che voi possiate rispondere abbastanza bene. Comunque, una volta effettuato il primo sondaggio, che ripeto è abbastanza veloce, quindi in 2-3 minuti riuscirete a finirlo, è esagerato, ok? Dopo un po' possiamo anche chiudere l'applicazione. Ci arriverà probabilmente una notifica, questa è una cosa molto importante perché Google ci invierà appunto una notifica dell'applicazione dove ci dirà che c'è un nuovo sondaggio. Quindi la cosa interessante, al di là del guadagno che è minimo in questo caso, è che non dobbiamo stare dietro a controllare, ma sarà direttamente Google a informarci ogni qualvolta ci sarà un nuovo sondaggio e noi in pochi minuti riusciremo appunto a completare questi sondaggi che, se non sbaglio, vengono pagati fino a 1 dollaro, 1 euro, quindi poi comunque trovare il regolamento che, ripeto, certe informazioni posso darvele, ma nel corso del tempo probabilmente cambieranno, quindi vi inserirò in descrizione anche un link che io adesso sto guardando qui sulla mia sinistra. C'è proprio una guida di Google Opinion Rewards dove ci sono un po' tutti i dettagli e diverse domande che generalmente vengono poste. Per esempio, allora, una cosa fondamentalissima: una volta completato il sondaggio, magari mentre sto parlando vi farò vedere un mini video del primo sondaggio che ho completato, dove, una volta completato appunto questo sondaggio, avendo risposto a queste domande, ho ricevuto un pagamento di 24 centesimi, che è pochissimo, ok? Però questo credito lo potremo utilizzare, per esempio, su Google Play Store e di conseguenza potremo acquistare applicazioni oppure libri.
E siccome il senso di questa rubrica, tra le altre cose, è permettervi di capire come monetizzare online, il senso del mio canale è farvi capire che si può guadagnare online e darvi la possibilità di guadagnare, ma soprattutto di formarvi e migliorare, questo denaro lo potrete utilizzare magari per acquistare dei libri, ok? Anche di crescita personale, dei libri specifici per il vostro settore, per quello che volete fare voi, che vi possono portare grandi vantaggi. Quindi una cosa molto interessante è proprio questo. In più, siccome molto spesso attraverso anche le carte che poi noi andremo a utilizzare, le applicazioni che andremo a utilizzare, altri metodi dove abbiamo magari bisogno di dover effettuare dei mini pagamenti per sbloccare diversi bonus, questo credito che possiamo riscattare all'interno, per esempio per quanto riguarda Android, all'interno del Play Store, lo potremo aggiungere alla cifra che andremo a spendere appunto con queste carte, con queste applicazioni, per acquistare qualcosa che realmente ci serve, ok? Quindi diciamo che ho strutturato il tutto in maniera tale che voi possiate eseguire un percorso passo passo, step by step, che vi possa portare a facilitare anche magari tutti i video che vedrete all'interno di questa rubrica, ma anche del mio canale, ok? Per quanto riguarda invece iOS, avrete la possibilità di potervi far inviare questo denaro su PayPal, e sappiamo benissimo che PayPal è un sistema per poter pagare online, oppure trasferire questo denaro all'interno di una carta e quindi prelevarlo. Quindi non è che si guadagna tantissimo da questa applicazione, però in realtà vi apre la mente perché vi fa capire, vi fa comprendere un po' come inizia a funzionare questo mondo, come le aziende sono predisposte ad investire per avere anche delle informazioni, come i sondaggi che magari avete intravisto all'interno di questo video. E in realtà noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sempre capire come lavorano le grandi aziende, le aziende di successo in generale, e dire ok, se loro lavorano così e fanno questo, evidentemente un senso c'è, evidentemente serve per poter aumentare i loro fatturati, per avere più risultati, per poter portare più valore sul mercato. Copiamo quello che funziona. Naturalmente, come dico sempre, troviamo il nostro fattore di unicità, cerchiamo di fare qualcosa specifica per noi, ma prendiamo spunto da tutto quello che funziona. Questa applicazione ci fa appunto capire e comprendere questo. Oltre che, ripeto, è molto veloce, quindi mi sembrava un peccato non potervela portare all'interno di questa rubrica, all'interno del mio canale, essenzialmente perché all'interno di questa applicazione in un minuto, due minuti massimi, ok, riusciamo a guadagnare quei centesimi, certe volte anche un euro, un dollaro, che sommati ci possono portare nel corso del tempo ad avere un bel gruzzoletto da monetizzare, quindi comunque da intascarsi, ok, oppure da spendere in app o per utilizzarlo naturalmente all'interno di altre strategie che troveremo all'interno di questo canale. Prima di lasciarci un'informazione fondamentale, attivate la cronologia delle posizioni, che comunque, se non sbaglio, l'applicazione durante la registrazione vi chiederà se lo volete attivare, perché in questo modo riuscirete a ricevere dei sondaggi anche relativi ai luoghi, magari anche luoghi che visitate, e questo è un modo per poter avere quanti più sondaggi, perché poi parliamoci chiaro, i sondaggi sono velocissimi da compilare, più sondaggi riceviamo più guadagniamo. Quindi questo cosa comporta? Comporta che se ne riceviamo tanti, ok, di conseguenza magari i guadagni possono iniziare a essere interessanti, perché è vero, un sondaggio ti fa guadagnare poco, ma tanti invece si vanno a sommare. Comunque, in ogni caso, io da questo metodo non ci guadagno un centesimo. Tra l'altro non è un video sponsorizzato, quindi l'ho fatto essenzialmente per voi, per farvi comprendere determinati concetti. Ripeto, in basso li troverete all'interno della descrizione tutti i dettagli relativi al link per poter andare a visionare le varie domande e il regolamento di Google Opinion Rewards. Con questo video abbiamo terminato. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo all'interno dei vostri social e attivate la campanellina delle notifiche, perché naturalmente ci saranno nuovi video e in questa maniera non vorrete perderveli. Poi, fondamentalissimo, lasciatemi un feedback nei commenti, in questa maniera aiuterete anche a crescere il canale, e io sono sempre più spinto a creare video di questo tipo e anche migliori, poi li vedrete, con metodi molto interessanti dove possiamo guadagnare 10, 20, 40, 50, 100 euro istantaneamente. Qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo all'interno di un prossimo video di questa challenge. Ciao e a presto!